Amici telespettatori, buonasera, e anche voi amiche telespettatrici, lo diciamo oggi in una puntata speciale perché è tornato per voi il vostro sex symbol, Michele Casetta. Ciao Michele, bentornato! Dopo una milonga, tra una milonga e un'altra, è un saltino di tango e un altro, sono tornato con voi per parlare sempre di vino, vino che presenteremo anche nelle prossime puntate, che sul mondo sulla fine del mondo, quindi sul Torontès e il Malbec. Ma stasera, ma perché, dove sei stato? Perché Torontès Malbec la gente non sa mica dov'è che viene, da dove viene. In Argentina, in America del Sud, dove finisce il mondo, nella zona di Mendoza e nella zona di Salta si produce questi vini che si vocifera, e noi forse qualcosa confermiamo, qualcos'altro no, di questo bontà dei vini. Ma allora, tornato dall'Argentina, noi possiamo dire che avremo anche un bel pubblico che ci seguirà sul nostro sito, vero Michele? Sì, certo, io ho sparso la voce, molti enologi, ma anche poi gente che poi ha le notiche. Sono andato lì, ho chiesto, ho informato, ho divulgato il nostro verbo di essere esoterici per gusto, e loro hanno raccolto questa cosa e ci vedranno nelle prossime puntate. E quindi il nostro sito assaggidivini.it non sarà più solamente in italiano e in inglese, ma dovremo farlo anche in spagnolo? Oppure lo capiscono l'italiano quando si parla di vino? Io passavo per spagnolo, lo sai? Ah sì? Sì, beh, e di spagnolo non so tanto, però avevo già l'accento preso da loro. Infatti, se facevo una conversazione un po' saltavo, inciampavo con un disco rotto, però dai. Benissimo, oggi una puntata speciale, poi ci farai vedere qualcosa, magari anche sul nostro canale su YouTube, Facebook, esatto. Su YouTube, anche su Facebook, su Facebook abbiamo seguito passo per passo le tue avventure. Esatto, tra un ristorante e un altro, tra un vino e un altro personaggio che ho conosciuto, riporterò tutto in un reportage che su IcaroTV, canale 91, 614 di News Rimini TV, andiamo a raccontare le bellezze della natura nel mondo del vino, ma anche di ciò che è bello vedere in Argentina. Ma come mai tutte queste trasferte le fai te a spese di assaggi di vini? No, a spese mie. Ah, spese, mi dimenticavo, allora ecco perché. Bene, oggi è una puntata particolarissima, i saluti doverosi a Michele li abbiamo fatti, e parliamo della protagonista di oggi, la nostra bottiglia di vino, offertaci dalla casa vinicola, dalla cantina Antonio Facchin. Di cosa parliamo oggi, Michele? Parliamo di un incrocio. Un incrocio. Un incrocio di gusto, non un incrocio di tendenza, si parla di incrocio Manzoni. Anzi, non si parla di incrocio Manzoni a caso, ma 6.0.1, mi sembra. Come un software, guarda. 6.0.13. Ha fatto 13, la release. La release 13 delle nonno Luigi Manzoni, forse la sua... il suo clone più riuscito, questo, ma dopo ce ne parlerà di questo nostro ospite, anzi che invito la regina di andare a contattare, che il nostro ospite di oggi, l'enologo Angelo Facchin, che è poi il nipote del fondatore, vero? Chissà se ce l'abbiamo già in linea. Angelo? Sì, eccomi qua. Salve Angelo, come va? Bene, 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 grazie. Intanto la ringraziamo per partecipare soprattutto a questa puntata di Assaggi di Vini e per averci dato la possibilità di degustare questo vino che è sconosciuto ai più, ma agli esperti è per gli esperti una vera chicca, non è vero Angelo? Perché ha questo nome così difficile, incrocio? Oh, ci spieghi che cosa vuol dire? Ma innanzitutto incrocio significa che proviene dall'insieme di due vitigni, per questo significa incrocio. In particolare questo, perché Manzoni, ma perché poi, in cosa consiste questo di vitigni? Allora, il professor Manzoni era un esimio insegnante, professore dell'Istituto di Viticoltura e Enologia di Conegliano Veneto, nel quale ho studiato anch'io, e dopo la Seconda Guerra Mondiale cominciò una lunga carriera di selezione di vari vitigni, e tra questi cominciava proprio nel suo lavoro a incrociare viti diverse. Faccio una premessa per gli ascoltatori perché è importante, nel senso che la pianta della vite è ermafrodita e quindi contiene sia la parte maschile che femminile del fiore. Quando vogliamo ottenere una pianta che deriva dall'incrocio di due piante diverse, si rende una pianta maschio e l'altra femmina. Ecco perché si chiama incrocio. Nel caso specifico, il professor Luigi Manzoni incrociò il pino bianco con il riso renano.
Quindi si cerca quindi un vino aromatico all'inizio che poi comunque dà una lunga vita, che è Riesling, è una tendenza magari anche di sapida. Allora, questo vitigno che origini ha, oltre che, beh, adesso abbiamo parlato di origini dello studio del professor Manzoni, però vogliamo capire come ha attecchito in un territorio famoso per un altro vino, di quale poi voi siete maestri, stiamo parlando del Prosecco chiaramente. Ecco, e come si è collocato in questo territorio, Angelo? Ma diciamo che l'incrocio Manzoni 603 fa parte di una lunga serie di incroci che ottenne il professor Manzoni. Ne cito qualcun altro: l'incrocio Manzoni 1,50, Trebbiano Toscano per Termine Aromatico, o l'incrocio Manzoni 2,015, Cabernet Sauvignon per Prosecco. Però tra i vari incroci che fece, il 6,013 è sicuramente l'incrocio più famoso, perché ha delle peculiarità, delle caratteristiche di un grandissimo vino bianco. Accomuna assieme alla potenza aromatica del Riesling Renano e della sua acidità la fragranza e la servevolezza del vino bianco. Ha trovato poi in questa zona di origine, la zona che va da Conegliano Veneto alla Terra del Piave, una culla fertile proprio al suo sviluppo, una pianta che non produce molto, poco produttiva, ma dà veramente un vino di altissima qualità. Anche un vino longevo. Esatto, sì, perché normalmente l'incrocio Manzoni è un vino che non fa fatica a arrivare a 13 gradi alcolici, molte volte li supera anche. Quindi sia la struttura acida che la struttura polifenolica accompagnata a un buon grado alcolico ne permette una lunga conservazione e anche un lungo invecchiamento o affinamento comunque botte. Sì, io ho nel bicchiere chiaramente il vostro vino. E noi ci piace fare questa degustazione insieme al produttore. Ci sta questo gioco con noi, Angelo? Tanto lei lo conosce benissimo, no? Certo, certo. Allora, questo vino, abbiamo con noi anche la nostra ospite, che la presentiamo, non l'abbiamo ancora presentata, la nostra ospite di oggi. Che caffoni. Che caffoni, abbiamo una splendida donna con noi. Più sommelier di me. Sommelier di tutti quelli che sono in questa attività. Assolutamente, benissimo. Abbiamo con noi Carla Brigliadori che la saluta in questo momento. Buonasera. Ricambio i saluti, grazie. Buonasera Angelo, complimenti per il suo vino. Allora, grazie, gentilissimo. Un bel vino subito già dal bicchiere. Io volevo fare una premessa: io ho conosciuto Angelo direttamente al Vinitaly, dove sono andato a fare il nostro reportage ultimamente. E diciamo che non è che abbia scoperto il vino lì, ma l'ho riscoperto, perché era un po' l'avevo abbandonato, no? Con questo incrocio Manzoni 6.0.13. Ed è stata la prima degustazione che ho fatto al Vinitaly e subito mi ha colpito, e l'ho voluto subito contattare per averlo qua con noi in trasmissione, Angelo. Quindi le dico, questo per renderle merito. Allora, Angelo, è un vino che al bicchiere si presenta benissimo con un suo bel giallo paglierino, brillante, già in voglia a metterlo in bocca, ma resistiamo alla tentazione, non è vero Michele? Perché sì, comunque non vogliamo sentire... i profumi sono molto belli anche da provare e anche da condividere con altri, i profumi agrumati, i profumi di fiori che assolutamente danno anche sì, i Riesling giovani. Dire che l'incrocio, mi posso inserire? Ma certo, lo devi certo fare. Bisogna dire che l'incrocio Manzoni ha questo riflesso giallo paglierino che è veramente una cosa favolosa, ha il colore zanini, che è la brillantezza di un prodotto che poi all'olfatto sviluppa delle sensazioni odorose che sono veramente particolari, quando, come lei diceva appunto, l'agrumo, ma soprattutto il fiore, il prato fiorito a primavera, adesso se abbiamo occasione di girare nei prati lo sentiamo, questo profumo multiforme di diverse essenze che si sprigiona, che dà proprio la sensazione del fiore, della frutta, è una cosa veramente particolare che colpisce all'olfatto. Fino ad arrivare a delle note, dicevamo prima, di menta e anche di salvia che gli donano un bouquet ancora più complesso. Sì, la variante è relativa proprio all'andamento stagionale. Quest'anno, come avete ben sentito voi, io sento in modo particolare proprio questa sensazione di salvia che è molto molto piacevole, molto leggera ma piacevole. Perché lo arricchisce proprio nelle sue note. È bello, persistente, quindi un buon bouquet, lo stiamo dicendo prima, ben complesso. Secondo me è un naso veramente fine.
Sì, diciamo che la fortuna di questo vitigno è che è un vitigno aromatico, ma non è un aroma che diventa troppo bacchiano, un aroma molto fine e delicato, e questo è sicuramente un vantaggio per i grandi vini. Beh, la cosa che poi interessa, poi provarlo anche nel gusto, questo vino. Allora, in bocca il vino. Proviamo a assaggiarlo. Sì, assaggiandolo ha una buona pienezza e freschezza che dà anche un po'. Mi si aggancia ma subito però alla potenza del vino all'inizio, proprio una freschezza ben marcata, con questo citrino, con questo limone che sostenuta dall'alcol che mi esce fuori subito e mi riempie la bocca, con un tenore alcolico secondo me è ben equilibrato, ancora non del tutto sinceramente, si sente ancora la giovinezza di questo vino, lo vorrei aspettare ancora un po' per degustarlo ancora meglio. Questo vino assolutamente può anche essere di grado più basso come alcol? Sì, dipende da quelle che sono le annate. Qui si può giocare sull'epoca di maturazione, se si raccoglie un po' più giovane si ha più la nota citrina, c'è la nota acida e il tenore alcolico è più basso. A noi piace raccoglierlo maturo perché proprio a lungo andare, poi voi l'avete già detto prima di me, si sente che il prodotto è giovane, siamo di fronte a un'annata 2012 e quindi questo vino darà il meglio di sé dopo l'estate, il prossimo anno avrà sicuramente raggiunto una maturità molto molto interessante. E come il terreno incide sul sapore e nella zona dove sta appunto la tua azienda? Ma noi lo stiamo coltivando proprio in riva al fiume Piave, dico in riva perché siamo a 2 chilometri dal fiume Piave, dove abbiamo dei terreni che sono ricchi di ciottoli. Questi ciottoli, dove il Piave scorreva millenni fa, hanno la caratteristica di essere mescolati con dell'argilla molto molto forte e soprattutto con una grande quantità di sostanze minerali che danno poi al prodotto una ricchezza, una sensazione sia aromatica che gustativa molto particolare, e soprattutto il terreno poco fertile fa sì che la pianta non produca troppo e quindi ci sia un grande equilibrio tra pianta e quantità di uva raccolta per pianta. Facciamo anche raccontare qualcosa a Carla. Io me lo stavo mentre vi ascoltavo, però ero già sulla parte abbinamento. Mi ero permessa questa tranquillità. Allora andiamo su questa parte di abbinamento. No, prima volevo spendere 2 parole però sull'equilibrio. L'equilibrio di questo vino, che è ancora da venire, secondo me sarà veramente una delle caratteristiche peculiari nella maturazione di questo vino. Dico bene, Angelo? Ma sicuramente sì, come lei ha già ben detto, che colpisce sicuramente all'inizio una nota acida tipica proprio del vitigno Riesling, e subito dopo si sente il tenore alcolico che è molto avvolgente, molto etereo, e si sente un leggero sensazione di gustazione finale che ricorda il limone, ma ricorda anche vagamente il miele, che è poi una caratteristica che nella maturazione si ritrova con molta più forza. È un prodotto che sicuramente io non ho problemi a abbinarlo in questa stagione a quello che offre le tavole della primavera. Ecco, e cosa offrono le tavole della primavera nel Trevigiano? Trevigiano, che lei lo sa e lui lo sa. Ecco, allora ditecelo, perché noi non lo sappiamo. Ma diciamo che questo prodotto sembra nato proprio per essere abbinato all'asparago bianco di Cimadormo, che si può freddare dell'ICC. Cimadormo è il confine con il comune di San Polo di Piave, dove abbiamo l'azienda noi, e copre una denominazione che coinvolge circa 11 comuni. È un asparago bianco molto delicato, molto saporito, però non troppo, fa sì che l'abbinamento con l'incrocio Manzoni, che è un vino molto delicato, gradevole, ne avvantaggi entrambi i prodotti, perché se fosse troppo forte toglierebbe il gusto delicato dell'asparago, se fosse invece troppo leggero non sarebbe in grado di sostenere il piatto. E poi soprattutto nell'abbinamento classico che abbiamo qui con le uova e gli asparagi, appunto, la sensazione acidula pulisce, sgrassa bene la bocca dal gusto e dal sapore dell'uovo. E invece in Romagna, secondo te, Michele, chiediamo alla nostra ospite, Michele, vogliamo chiedere a Carla, con che cosa lo abbinerebbe in Romagna? Io andrei con una tartare di sgombro, che
grazie alla caratteristica, alla mineralità, al profumo, pulisce un attimo il palato. Sgombro rimane un po' grasso. Sì, sì. E la tartara, quindi si riesce a percepire tutta la pienezza del pesce. Arriva questo che accompagna in chiusura e finisce in modo perfetto. Allora noi vogliamo invitare presso la Carla, Angelo Facchino, perché è una casa, è una bella casa. Lo vogliamo dire perché sei qui, Carla, ad Angelo Facchino, che magari lo invitiamo anche a partecipare a qualche bel evento nostro. Certo, io ho la culina in bocca, quindi. No, io ho la fortuna di lavorare in un centro di cultura gastronomica che si chiama Casa Artusi. E quindi sono responsabile della scuola di cucina e quindi di solito facciamo anche serate di conoscenza e approfondimento di cibo vino, quindi ben volentieri. Allora, stiamo dando origine a un gemellaggio. La Casa Artusi è gemella con tutto il mondo, perché quello è l'ambasciatore della cucina romagnola, emiliana, un po' italiana nel mondo. Una domanda, quanto costa questo vino in enoteca? Questo vino in enoteca viene quotato dai 6 agli 8 euro la bottiglia. Quindi un bel vino. Vino ad un prezzo veramente accessibile, perché si beve veramente bene. Penso che abbia successo anche all'estero questo vino qua. Questo vino piace molto all'estero, proprio in occasione di Vinitaly ho un amico che ha una scuola di cucina in Olanda, in località Utrecht, e mi ha detto che ha fatto degli abbinamenti anche con il pesce, loro fanno soprattutto pesce anche crudo, e che si sposa in un modo fantastico, e sono entusiasti perché poi loro cercano di proporre appunto dei prodotti che non siano i soliti vitigni internazionali, ma siano delle eccellenze che si trovano in giro per il mondo, e mi ha fatto veramente piacere capire che anche loro hanno raccolto questa grande potenza di questo vino, questa particolarità, questa caratteristica del sapore. Ricordiamo il tuo sito prima di chiudere, poi che è sotto impresso, no? Esatto, antoniofacchino.com, dove possono vedere questo vino qua, ma anche l'altra selezione, ne ha diversi nella sua azienda, tra cui dei prosecchi molto eleganti, così dice. Lo riproveremo di nuovo, magari al prossimo Vinitaly. Salutiamo Angelo Facchin della tenda agricola. Grazie a voi, siete stati veramente gentili. Un saluto a tutti, agli ascoltatori, agli ospiti, e a presto per il gemellaggio. Benissimo. Ciao, grazie Angelo. Mille. Saluto. Grazie. E salutando Angelo Facchin, noi andiamo subito con il nostro primo break musicale per andare in cucina. Ben arrivati amici di Assaggi di Vini, siamo arrivati al momento artistico, il momento più poetico, il momento della coccola, perché tu hai definito questa cosa una coccola, certo, vero? La coccola dei romagnoli per antonomasia, insomma, io direi è la favola abbinata. Io lo chiamerei il passaporto. Soprattutto, secondo me, bello, se mi posso permettere, la favola di una Cenerentola che nasce poverissima, di scarto, che si mangiava dopo il pane, che è diventato uno dei principali alimenti street food conosciuti in tutto il mondo. Ma diciamolo forte. Quindi dicevamo che questa qui è una ricetta che non è compresa nel mondo Artusi, perché appunto era considerato il pane dei poveri. È presente nella scienza di cucina e l'arte di mangiare bene di Pellegrino Artusi, perché è un manuale di cucina comunque borghese. E questo è un alimento veramente povero, perché nasce con farine di scarto, che erano di ghiande, di ceci, e veniva cotta proprio quando non c'era più nulla da mangiare. C'era solo la legna. Insomma, erano altre situazioni. Prego, Stefano. Allora devo... Allora, io vi racconto un po' come la facciamo, sì, anche perché questa è più o meno una ricetta base su cui ogni famiglia andrà a intervenire e la arricchirà col proprio gusto. Farina e cucci con grano prodotto all'interno dell'Emilia Romagna, che è una qualità controllata, una farina molto particolare che è anche molto naturale come gusto. È una zero, doppio zero? No. Allora, in genere usiamo la zero, però questa, la cucci, è una farina 1. Il buco. E il cratere. Che si distingue dalla Romagna qui. Noi lo facciamo così, non esiste.
che okay. potrebbe qui distingue la sfoglina da poi da quello che fai con la piedina, no? Ma perché la cantiera c'è sempre, poi c'è dopo sempre, di che da poi in modo diverso. Allora, le componenti: sale dolce di cervia. Sale dolce di cervia. E vedete questa grana, questa pezzatura particolare che non è né fine né grossa, perché nella nostra tradizione il sale grosso veniva schiacciato con la bottiglia e poi messo all'interno. Funziona anche mia nonna. Infatti funziona così, insomma. Veniva messo nell'impasto e si percepisce al palato qualche granellino di sale che conferisce un gusto molto particolare. Questa, signori, è proprio è la teglia di mia nonna, poi te la prendi. La tagliere dopo, scusa, tagliere. Però non avrebbe mai avuto un mattarello. No, il mattarello è una questione moderna, rivisitata per l'occasione. Va bene. E come poi chiamava la nonna il mattarello da te? Non lo so. Cciadur. Allora, poi andiamo ad aggiungerci qualche pizzico, dunque in questo caso è del lievito per torte salate o baking powder, oppure bicarbonato. Ecco, la il concetto del tra pizzico. Bicarbonato e lievito rimane molto anche nel gusto sia nel colore. Il carbonato dà anche, conferisce un colore abbastanza giallastro. Perché noi siamo di Rimini, a Rimini si usa molto il bicarbonato. Io sono un pochino più poi su, di là. Un po' più su. E si usa il lievito. E si usa il lievito. E chi non usa nessuno dei due? E cotta e mangiata la soluzione, perché diventa dura. diventa dura. Il perché di questa lievitazione? È stato introdotto circa negli anni 20, come dice Graziano Postetto, che nel suo bellissimo libro dedicato alla piadina serve appunto a conferire un po' di morbidezza, in modo che si possa conservare anche il giorno dopo, perché veramente altrimenti cotta e mangiata, perché sì. Diventa abbastanza secca. E questo liquido bianco denso lattiginoso che cos'è? Adesso se lo hanno usato provate a non usarlo. Piedina, questo sa di maiale. Questo si fa presto dire maiale. Che si fa? Questo è il baghino. Questo è anche un baghino particolare, se mi permetti. Era anche moro. Direi. Si parla di mora romagnola. Che cos'è questo? È lo strutto di mora romagnola. Questo è strutto. Al di là che sia di mora romagnola, no? No, perché no, non tutti possono avere, no? È fondamentale nel senso qui. Però possiamo. Chi lo vuole fare? Sì. C'è la stessa differenza come tra la Nutella e la ciao creme. Se vai dai bolognesi dicono sì, la piadina, ci vogliono insegnare a fare noi la piadina, perché questo è tipico delle grandi città, vogliono insegnare agli autoctoni a fare le cose, no? Però la piadina si fa con l'olio di oliva. Allora, c'è la versione anche con l'olio. Stiamo parlando sempre di un cibo di casa, quindi la componente, l'abitudine familiare incide profondamente negli ingredienti, nella scelta degli ingredienti. Quindi chi opta per una scelta di, va benissimo, olio extravergine d'oliva, che comunque conferisce un gusto diverso, tradizionalmente nasce con lo strutto. Mm-hmm. Diciamolo, perché una volta l'olio d'oliva non era... Era molto prezioso ed era usato per gli scambi alimentari, okay, commerciali. Sì, esatto. Io parlavo con la mia nonna e mi diceva l'olio... Si vende. Si usava solamente a Natale e a Pasqua, quando si è una volta, non è vero? Sì, in questo caso noi stiamo aggiungendo dell'acqua, che potrebbe essere o solo latte o acqua latte insieme, ecco. Questo per renderla un po' più morbida e un po' più ricco l'alimento. La caratteristica dello strutto è che tu era abbastanza liquido, solitamente io lo vedevo anche in una versione più solida quasi. Sì, in questo caso è anche la temperatura esterna che fortunatamente è arrivata la primavera. Se sta un po' a temperatura ambiente. Per la mia allergia io dico fortunatamente poco, però no, va bene. Però la temperatura anche qui è... Però diciamo che aromaticamente lo strutto è un'altra cosa rispetto all'olio d'oliva. Conferisce, oltre a un profumo, anche nel momento in cui si cuoce e anche al palato, un gusto profondamente diverso. Perché la fragranza cambia più o meno. E poi la piedina si può mangiare anche da sola, diciamo, non è un pane, un pane. Va da sola in genere, andrebbe da sola perché si riesce. La piedina va mangiata anche secca. Cioè, io, mia figlia va a pasta per la piedina secca. Per la piadina sfogliata la percentuale di grasso aumenta. E di solito è già marchigiana come prodotto. Col prodotto, ecco. E... Mentre noi in Romagna ne abbiamo almeno 7 tipologie diverse, come le 7 zone diverse. Questo ci piace sapere. Allora, bello. Nella zona di Ravenna per la tradizione la vuole cotta sulla graticola. La zona di Faenza la piada si fa fritta. Fritta? Sì. Poi zona di Forlì si fa forligesera un po' più alta, cioè che ci mette anche un po' di vino bianco. Poi man mano che si raggiunge la costa verso Rimini diventa più sottile. E cambia. Quindi ricambia. Le dimensioni, quindi dopo lo spessore, proprio da famiglia a famiglia e le componenti appunto.
Io parlando sentendo appunto Michele Marziani, che aveva fatto dei studi su questa cosa, e diceva che appunto la caratteristica dello spessore appunto della piedina era dovuta al fatto che essendo lì in un porto di mare era più attenta alle novità delle teglie, delle teglie metalliche eccetera, e quindi era mettere su una teglia metallica vuol dire cuocere molto prima il prodotto, quindi se la facevi veloce per forza la palla sottile, se la facevi grossa la bruciavi e dentro si veniva cruda sostanzialmente. Anticamente nasce come una piedina molto molto grande e sottile, perché le famiglie erano molto numerose, quindi almeno di 15 componenti un nucleo, quindi era molto, veniva usata come si usa oggi nel Medio Oriente e nel mondo asiatico, usata per prendere il cibo dal centro tavola, e quindi cioè, come proprio al posto di avere il piatto con forchette e coltelli, si prende, si spezza e si prende dal centro tavola il cibo dal piatto che si ha a disposizione per tutti i commensali. Ma qual è la piadina? Tutti vogliono come si dice, appropriarsi dell'origine della piadina. Qual è l'origine della piadina in Romagna? Questa domanda è particolare, nel senso che non è che l'origine è... L'origine è tutto, no? No, perché i riminesi dicono, la piadina originale è la nostra. Io sono di Rimini, no? Allora, facciamo un bellissimo cioè, pensiero. La propria è sempre la migliore, no? Io ho srazzato, dico la verità. Quindi, mi sono sposato una sant'arcangiolese. Non apriamo un conflitto infinito. Gustiamocela come la nostra abitudine, anche perché è un richiamo comunque molto ancestrale, molto, insomma, fa parte dei gusti della nostra infanzia, e quindi è sicuramente la piadina migliore. Se mettiamo 20 persone con la stessa ricetta, sono 20 piedine profondamente diverse, perché vengono impastate da 20 mani diverse, perché questo impasto racconta anche di noi, è un impasto manuale, e oltre ad essere un bellissimo antistress, però è anche veramente un momento in cui racconta di noi e cosa siamo in quel istante. Non vengono sempre uguali le cose, no? Io ho avuto la fortuna stasera di mangiare piadina fatta in casa, e la fortuna di avere una moglie che fa la piadina va ricercata. Quindi Michele, te che non sei ancora sposato, vatti a cercare una donna che faccia veramente la piadina in casa. O gli proponiamo un corso. Un corso? Di piadina. Di piadina. Casa Fusi ne fa tantissimi, lei è quella che insegna, quindi se potete venire, lei insegna. Laureata in piadinologia. Sì. Allora, qui come ogni cosa che si fa in casa ci vuole il suo tempo, ci vuole un po' di riposo, si chiama a volte il riposo a polpetto per dare il gusto migliore. In questo caso permettiamo appunto di integrarsi tutti i componenti. Allora, noi mandiamo intanto un piccolo break musicale e cominciamo. E torniamo con Carla a vedere che cosa viene fuori da questo. Esatto, con cosa viene fatta e cosa viene cotta. Con cosa viene cotta. Va bene, a dopo. E continua questo lavoro di mani e anche di lavoro contro sulla propria personalità, sul proprio modo di liberarsi le energie, e più liberi e più il prodotto. Ma tu lo guardi più dal punto di vista ginnico, io lo guardo dal punto di vista sensuale. Quanto è sensuale una donna che impasta la piada? Cioè, io non so, io. Ma io cerco di vendere la cosa anche alla signora Maria. La signora Maria, magari dal punto di vista sessuale, questa cosa. Dopo 40 anni. Dopo 40 anni di matrimonio si è raffreddato il coso perché non fa la piada in casa. Guarda, no, non credo, no. Guarda. Non lo faceva prima, non lo fa neanche adesso. Allora, ragazzi. La mia teoria è stata assolutamente cassata. Okay. Allora, abbiamo questo prodotto che non si chiama massa. Impasto la piedina. Impasto la piedina. Ok, ne prendiamo una parte e ne facciamo una piccola pagliottina. Nel frattempo facciamo vedere anche che cosa è venuto fuori dalla piadina mentre Carla quasi per magia. È apparsa. Sì, quasi per magia apparsa. Quindi noi intanto parliamo di quella. Intanto allora, ne abbiamo anche una là, lo sai Michele. Ma guarda che ne abbiamo una là, già cotta. Di riserva. Ma allora, guarda a caso, sai che.
Vi vedo molto preparati, allora. Sì, vedo. Siamo sul punto della... Siamo sul testo. Allora, ecco, tecnicamente un mattarello lo preferirei un attimo più lungo. Cioè, no, perché qua... Sembra un po' da pasticceria, dai. Ah, ecco, esatto. Perfetto, questa qui è grande. No, cerco soluzione. Di rassicurare chi a casa... Con una piccola di disprezzo verso i pasticceri. No, va bene. Tutto per creare un po' di polemica. Andiamo a cercare a... Non ho detto questo, ok. Pizzico di odio ci vuole con un po' di sale. Noi sangue piace, metterlo su, ok. Allora, il tagliere è stato montato su 2 metri circa, quindi... Abbiamo già il pasticcere di fuori che sta rigando la macchina di Carla, che sai chi è stato. Ecco, perfetto. Un quarto di giro per farla rotonda, una tirata, un quarto di giro, e questo ci permette di avere una piedina rotonda, riferimento alla luna. La luna. A sole, eh sì. Perché la piada è la luna, quindi... Sì. Il romanticismo, no, è una piada aromatica, è romantica, piedina con il suo profumo, con la sua fragranza. E che viene fuori anche quando si stende, questo, sì. Questo profumo è tipico. Ok. Che allora. Dopo il bello anche del fatto di anche cuocerla, anche di come anche riporla. Voi dovete sapere che esiste la parte femminile, in genere veniva fatta nella nostra tradizione, la donna tirava la piedina e l'uomo la cuoceva. Mm-hmm. Naturalmente nel momento in cui andremo a cuocerla, la tiriamo e la cuociamo subito, perché se riposa qualche minuto, troppo, comunque si asciuga la superficie e cambia completamente la cottura. Ah. E quindi la tiriamo, la andremo a... appoggiare sul testo di Monti Tiffi. Questo è usato. Tradizione! Ecco, lo vedete così annerito perché è usato. Testo di Monti Tiffi, argilla rossa, argilla grigia, veramente importante, e tutta naturale, raccolta a mano da Maurizio Camilletti, che è l'ultimo produttore, e che ci permette comunque di assaggiare oggi un prodotto ancora veramente naturale e ripercorrere la storia filologica di questo prodotto. È ancora nero perché il testo non va lavato. Diciamolo, perché se va lavato che succede? Si rompe, in quanto è appunto argilla. E poi questa viene portata via con il suo bel scopino, rigato un po' e pulito e a posto. Questa argilla qui conferisce un gusto particolarissimo a questa piedina, permette di asciugarla e di renderla molto più digeribile. E quindi avremo una sonorità della piedina anche quando andiamo a girare, profondamente diversa. E che tipologia di fuoco utilizza questa? In questo caso dovremmo usare comunque un fuoco a fiamma gas normale con lo spargifiamma e riscaldarla piano piano. Okay. Poi c'è sempre un modo per... la piedina si mette sempre dall'esterno verso di sé, va forata per permettere all'umidità di fuoriuscire. E bisogna imparare ad ascoltarla, la piedina. Mm. Vedi quando è ora di girarla, te lo suggerisce, sì. Qualche minuto prima, perché anche qui se si sbaglia il tempo un attimino incide sulla cottura, la si rigira e poi almeno 3-4 volte in base allo spessore. Ecco, esatto, quindi più volte questa cosa. Sì, ecco, 3-4 volte. In base allo spessore che tu hai. E questo è un po' il risultato che... Le piedine che troveremo oggi, ci sarà appunto una parte un po' più caramellata, vedrete, e una un po' più liscia. È perché la pallina appunto è stata lavorata sempre in un lato, stirata sempre in un lato e il lato sotto. Questo è già il lato sotto, questo è più il lato sopra, già più liscio, lo puoi vedere anche da cruda. Diciamo che anche l'importanza della piedina è il fatto che è nato anche un consorzio su questa cosa, che aiuta appunto a promuovere il prodotto magari un po' fuori. Quelli sono produttori diciamo un po' grandi, insomma, però in ogni caso... Comunque abbiamo la possibilità di farla tutti in casa. Io non vorrei più vedere produttori di Modena che pubblicizzano la piedina romagnola, sinceramente. Quando è che avremo un consorzio che ci tutelerà da questa... Adesso è nato quello della piedina IGP, quindi... Cerchiamo soprattutto di tutelarci da solo, di fare le cose buone, farcele da solo. Diciamo, noi in casa noi siamo romagnoli, non vogliamo. E non ci vuole poi tanto tempo, ecco. Okay. Allora, okay. Come reso il pane, prese il pane, rese grazie. Ok, benissimo. Quindi qualche massima che si sente settimanalmente. Questa piccola vina blasfema. Esatto, poi esoterica per gusto. Noi salutiamo i nostri ospiti, li salutiamo, ci vediamo al prossimo sabato, sempre 18:30, sempre sul canale. Canale 91 di Icaro TV e 614 di News Rimini, e ricordiamo assaggidivini.it e il canale YouTube Assaggi Divini Esoterici per gusto. Vi salutiamo tutti, vi aspettiamo sabato prossimo. Un ciao, grazie a Carla Brigliadori. Grazie a voi.